Contiguidi Indiscreto, ben trovati e vi ringraziamo ancora affettuosamente per aver scelto ancora il nostro programma TV. Come avrete già intuito dal mio abbigliamento, anche in questa puntata c'è poco da far satira, anzi il contrario. Il cimitero monumentale di Catania, quello di cui si diceva doveva essere trasformato in un meraviglioso giardino, invece appare come un girone infernale, come al canto 26 e 27, la nona bolgia, i seminatori di discordia. Ecco, così si manifesta adesso il cimitero di Catania, forse preso d'assedio da un esercito di demoni che ci mostrano scenari raccapriccianti che appaiono ormai classificati normalità. Insomma, consuetudine. È come un tantra, esse si ripetono incessantemente tra le righe dello sgomento di quello che vi riproporremo come in un malinconico carosello. Già, abbiamo preso in prestito il titolo di un noto film catastrofico e così abbiamo provato per sillogismo a ricucirlo addosso alle vicende che vi stiamo per proporre. Ripercorreremo alcuni avvenimenti di qualche anno fa, sino ai giorni nostri, giusto per non dimenticare, anche perché noi non lasciamo mai le cose a metà. The day after, il giorno dopo di ogni qualsiasi macabra o meno problematica che si rappresenta all'interno del cimitero monumentale di Catania, appunto. Ed il giorno dopo? Ed il giorno dopo le soluzioni per riparare appaiono forse inefficaci e tutti pronti a puntare l'indice verso il sindaco di quella città. Lui il Lucifero, lui il Belzebù da accusare. All'interno di ogni pubblica amministrazione cosa ci stanno a fare gli assessori a ramo? E poi ancora quelle pletore di tanti ingegneri, architetti, geometri, degli uffici tecnici. Cosa ci stanno a fare? Tanti scienziati. Scienziati perché esperti della materia, è chiaro, no? Ma su questo punto ci ritorneremo più avanti. Altro se ci ritorneremo. Adesso, per quello che vi riproponiamo, consigliamo la visione di questa immagine ai soli adulti. Uno sfregio al decoro civile, ma anche probabilmente alle regole dell'igiene pubblica. Al cimitero di Catania uno spettacolo macabro, frutto di recenti estumulazioni ed esumazioni. Sbigottiti a cui era dato assistere sono a bella vista ammonticchiate una sull'altra, il studiato disordine, diversi resti di bare, alcune anche accartocciate tra loro, casse da morto, certamente vuote, sconquassate, devastate e certune, ripulite alla bella e meglio di chissà quali residui di decomposizione. Un anno dopo, l'8 luglio del 2011, al cimitero monumentale di Catania, la macabra storia si ripete. All'interno del cimitero di Catania, noi di Indiscreto apprendemmo di una singolare discarica. Una discarica di bare e ornamenti funerei. E dopo aver acceso i riflettori, arrivò la cavalleria. Ma questo ormai per noi è un fatto noto. E qui 13 anni. Mecchio. Della ditta. Ah, della ditta, non del comune. No, no. Di lavorare non in queste. Tu ci stai allora. Posso fare questa la mia. Non vi posso dire buon lavoro.
posto, sì. Diciamo, sono pieni già. Sì. Ogni 25 anni. Ogni 25 anni si fanno i cassetti. No, non comune, poi una stimolazione, sì. Quello chi è? Ogni... 25 anni. Mi pare che 100 anni. No, no. 100 anni e 99 anni quando ci sproviene la tomba. Aprono le tombe. Vedere, se non ci cape, ci sono due motti per te in baracone. Sì. Quanti anni ha? Se vogliono che dei vecchi sono da cassettina, si rimescoliscono. Ho capito. E le tombe si buttano via. Zinguini. Quando vengono fare queste cose qui, non c'è l'ufficiale sanitario che assiste alla certo cosa. Che c'è. Ma l'ufficiale sanitario non viene da presso a vedere dove si buttano queste cose. No, allora, qua vedere... non c'è. Lei è ufficiale sanitario? No, non mi pare. C'è. Però su vedere che capiscono su 10 anni, 9 anni. Sì. Vengono vedere che a spostare qualche stamba, fare un pochettino di spazio. Sì. Vengono. Sì. Quando sono 25 anni, 100 anni, a volte non vengono. Non vengono, okay. In pratica quest'angolo qua serve per fare sotto solo spazzatura. Cioè, tra rifiuti del. Allora, tra rifiuti delle casse. Una vasca di quella là, 1-2 kg di solo per lo zinco per buttare lì. Okay. Questo niente solo zinco. Stop. E che se invece fanno e anche altro materiale, no? Vasca per dire questo materiale. E questa qua pure, queste non sono però. Questo è un materiale che rimane dalle tombe, quando lo buttano qua. Ma non è la nuova ditta questa che non c'entra niente. Ho capito. A volte. Dopo l'indiscreto, il 9 luglio, arriva anche il TG1 e TG3 regionale e diciamo pure che ci hanno chiesto una mano. E c'è stata una ghiacciante scoperta a Catania. Le bare con i resti dei corpi riesumati, anziché essere smaltiti secondo legge, vengono gettati in una discarica abusiva all'interno del cimitero, come documentano le nostre immagini. Vediamo, Angelo Di Natale. Il cimitero monumentale di Catania è ridotto in una discarica. Violenza contro la sacralità e la solennità del luogo memoria della comunità è forse quanto a violazione di ben più elementari principi di buonsenso e umana pietà, molto molto di più. La Guardia di Finanza è intervenuta all'interno dell'area mentre venivano buttati nei cassonetti resti di bare, senza alcuna precauzione, nel rispetto delle modalità previste da leggi e regolamenti, che pure sono molto rigorosi. Quello che vedete è un filmato esclusivo, girato senza accordi o accomodamenti, in una giornata qualunque in cui l'operatore ha avuto fortuna e tempismo. E cosa c'è dentro le bare buttate nei cassonetti, certo in modo non conforme alle rigide discipline sulle esumazioni dei cadaveri trascorso un certo tempo dalla tumulazione? Probabilmente anche resti umani, trattati come rifiuti indifferenziati. Ciò comunque deve ancora essere accertato dagli investigatori. La Guardia di Finanza dovrà inviare un rapporto alla Procura e segnalare i presunti responsabili dei reati ipotizzati. Ancora imprecisato il numero delle persone denunciate. L'area è stata posta sotto sequestro. Alcuni campioni dei rifiuti finiti dalle bare nei cassonetti, arredi funerari, fiori, stoffe e vestiti dei defunti e in alcuni casi forse anche resti umani prelevati per le analisi del caso. Nel cimitero di Catania, macabri rinvenimenti nei cassonetti, pezzi di bara e materiale di risulta delle operazioni di spurgo e finivano nei contenitori come rifiuti normali. Bare smaltite nei cassonetti al cimitero monumentale di Catania. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per vilipendio e occultamento di cadavere. Intanto proseguono gli accertamenti sui resti ossei. Luce Abbasso. All'inizio del mese di luglio la macabra scoperta della Guardia di Finanza al cimitero monumentale di Catania. Resti di bare venivano gettati in un cassonetto senza alcuna precauzione né rispetto delle modalità previste da leggi e regolamenti sulla rigida disciplina dell'esumazione dei cadaveri.
E per il responsabile della gestione del cimitero di Catania, i guai arrivano come un tornado. Però vedere quei legni frantumati, le diverse casse di lamiera ancora intere mescolate a lembe di pizzi e merletti intatti, delle lenzuola funebri e poi stracce di abiti, certamente non è un panorama gratificante. E il tutto è buttato in comunissimi cassonetti, con una bella vista all'effigie del comune di Catania, e certamente fa pensare che a quel tempo quell'amministrazione del 2011 forse navigava a vista e senza controllo all'interno del martoriato cimitero di Catania. E mentre si era intenti alla verifica, da un'altra parte della città stava accadendo qualcosa di più raccapricciante. Uno smacco alla legalità si era già consumato, nonostante appena qualche giorno prima la Guardia di Finanza di Catania avesse apposto i sigilli alla intera area, dove i ignoti scaricarono ancora una volta bare all'interno degli stessi cassoni. E questa volta le bare contenevano più miseri resti umani. Cambi tecnici, mi faccio transennare in mezzo di tutta quest'area. Adesso stendermi. Non ci sono delle bare là dentro, volevo andare a controllare, fare l'inizio. Ritengo che potevate anche aspettare. No, non si è dato adesso, ci andrebbe. Noi sappiamo se dobbiamo aspettare oppure no. Lo saprà. Sono atti nostri di iniziativa. Noi dobbiamo controllare l'area che era già stata sequestrata e quindi dovevamo venire qua a fare dei controlli saltuari. Ok, avete il mio cliente, avete il mio cliente. L'abbiamo chiamato. Esatto, l'abbiamo già avvisato ieri. Cosa? Che sareste venuti? Certo. Non credo proprio. Il signore è stato telefonato. Te le posso dare il correo della telefonata? No. Esisteva? Mi perdoni, avvocato. Il problema, lo sa che cos'è? È che la scorsa volta noi ci siamo portati una cassa di zinco, non ce ne sono là dentro, altre tre. Le spoglie del suavo che fine hanno fatto? Lava. Le spoglie non sono, ho fatto diverse richieste ai vari funzionari e dirigenti, ma nessuno per iscritto non ma nessuno mi ha dato mai una risposta positiva. Quindi ad oggi non si sono trovate. Questa è la domanda. Quindi ad oggi non si sono trovate. Ad oggi nessuno mi sa dire niente, sono evasivi nel rispondere, però io desidero sapere dove sono andate a finire queste spoglie mortali, anche perché in passato ho letto sul giornale che venivano buttate nell'immondizia assieme alle casse e alle cose. Quindi io, qualcuno mi deve pur dire qualche cosa. Come faccio io con questo dolore nel cuore? Violato per intero l'articolo 85 del regolamento comunale di polizia mortuaria, che recita inerte come una salma in attesa che qualcuno ne onori le sue disposizioni. Il degrado e l'incuria a cui è lasciato il cimitero di Catania è storia vecchia ormai. Adesso vi riproponiamo anche l'affliggente vicenda delle salme di quei migranti che poi gli è stato realizzato il luogo di sepoltura, presentato forse a tutte le televisioni del mondo, dove pare che prima li hanno tenuto ben 8 mesi in frigo. Era. Posso parlare? Stavo cercando, ho ceduto tutte quelle bare di quelli che sono morti nella spiaggia. Ai 17? I 17. Ma sono tutte dentro la cella. Ah, tutte 17? Tutte. C'è uno che si chiama Mohamed Jayed, nomi. Mohamed Jayed o Jayad, una cosa che sta qua. Un attimo. Quindi non c'è dove mettere fiori allora? No. Sono tutte dentro le cellule. Ho capito. Non sono state domolate. Ma più avanti non si sa dove li possiamo, dove si mettono, dove li mettono. No. Ma ancora no. E ma passiamo 2 mesi? Non lo so. Vero? Ancora, quindi sono tutte dentro le cellule. E quindi non c'è come fare. No. Quindi ma anche se avvicino fra un mesetto, 2 settimane,
Con chi posso parlare se io vado a parlare? Sono tutte numerate. Ah, poverette. Non c'è Jayed? No, 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 il numero, il nome, il cognome non c'è. Ah, perché erano... Sono tutti numerate. Ah, solo con numero, quindi non è che risulta no, il cognome. No, no, no. Da quanto tempo è che è morto? E quelli là che sono i 17 morti? No, a caso! I 17? Ancora tutto quelli caso. Là? C'è. No, io allora... c'è solo ancora tutto numerato, perciò non è... Quindi sti ciuri non ci potevo mettere una banna? C'è altro? Siamo il numero 2, sapere il nome. No, che non numero... Non ci sono. Lì ci sono scritto il suo collega. Che cos'è? C'è scritto, c'è scritto. Non identificato. Solo Sani. Santo. Non ci sono scritti Santo, né. No, non ci sono. C'è scritto solo, ma in tutti i parti c'è scritto cadavere identificato? Sì. Da tutti quanti. Sono i piccini che sono cani. Ma Pazzano. No, solo due bambini. I bambini piccolini. Bambini 14 anni, 16 anni. Bambini? Cadavere non identificato, minore, sesso femminile. No, questa è femmina. Comunque, ma non ci sono scritti. Non ci sono scritti i nomi, no? No, tutte femmine. Femminile, niente. Bambino, che c'è scritto bambino? Bambina? Vabbè, basta. Pochettino, ce lo metto dove ce lo posso buttare, che figlio, ora ce lo porto. Quello che voglio dire io. Sì, ce lo metto così. Così. Ce lo metto io. Sì. Così. La pace all'anima vostra. Bravissimo. Io ci ho provato. Sì, ma non occupano posti. Sì, appunto. Ai siciliani. Ai siciliani, giusto. Non è che a caccia sono 1000 celle. Sempre 4. Grazie, arrivederci. Avete visto qui al cimitero di Catania? Impressionante. Le salme 17 sono ancora qui. E quindi oggi è giorno, quando l'abbiamo oggi? 18 agosto. È impressionante quello che abbiamo visto. Comunque le salme ancora sono qui, 18 agosto del 2014. Chiudo. E noi di Indiscreto a quel tempo lo raccontammo anche all'imam di Catania. Noi siamo venuti qui dell'Indiscreto per parlare dei funerali dei 17 migranti morti in un naufragio, e proprio nel maggio scorso l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Bianco, ha fatto proprio questi funerali multietnici e ha dichiarato alla stampa che queste 17 bare sarebbero state seppellite con la massima dignità e quant'altro. Ora, noi abbiamo scoperto che a distanza dal maggio del 2014 ad oggi le 17 bare sono ancora al deposito del cimitero monumentale di Catania, messe dentro i frigoriferi. Noi abbiamo chiesto al sindaco se la degna sepoltura che lui ha detto più volte a dei giornali, alla televisione, ha detto fosse i frigoriferi, ma secondo noi non credo. Ma perché fare una cerimonia 8 mesi prima? E 8 mesi dal maggio scorso ad oggi e inserire e mettere le bare dentro il frigo? Secondo lei tutto questo tempo la vostra religione diciamo lo permette o ci aiuti a comprendere? Sì, da musulmano ecco. È vero, la dignità dell'uomo, la dignità del morto è quando viene seppellito il più presto possibile. Non 8 mesi. Sì. Stiamo lavorando su questa cosa, anche io ho proposto anche il presidente della regione per un cimitero per i martiri del mare che viene diviso da
diviso, separato, che ci sono tutte le confessioni religiose. Quindi lei parla che il presidente della regione Crocetta si è impegnato, si impegnerà a realizzare, mi dice questo? Sì, sì, io questo il presidente ha accolto con grande impegno questa iniziativa della nostra comunità e sta lavorando su questo anche l'altra volta nella sua ultima visita alla moschea. È venuto qualche giorno fa, mi pare, però, la settimana scorsa, sabato sì, mattina, pomeriggio. Di pomeriggio. Sì, perfetto. Si è recato qui e abbiamo parlato anche di questa cosa che è una cosa che si deve fare, che cerchiamo di farla il più presto possibile. Bene. E poi ancora l'ostario demolito da diversi anni, proprio lì, al cimitero di Catania. Hanno il tetto demolito, hanno le macerie addosso a ciò che rimane di essi. E in verità, dopo il nostro intervento, è stato poi ripristinato. Buongiorno, ve lo mettete il cappellino che dobbiamo fare due fotografie? Dentro un attimo? Sì, certo, ve l'abbiamo detto. Contigui dell'indiscreto su Ultima TV, vi ricordate quando abbiamo segnalato questo problema che adesso vi faremo vedere? Lo hanno riparato, lo hanno fatto ex novo, hanno dato la degna sepoltura ai 300 catanesi che stavano sepolti dalle macerie. Ci troviamo neanche a 50-60 metri da dove c'è l'altro sito con le altre tombe che sono state costruite qualche anno fa, dove c'erano tutte le televisioni del mondo, mentre qua era tutto sdrobbato. E l'abbiamo detto, sindaco Bianco, là perché c'erano tutte le televisioni del mondo e qua c'erano i 300 catanesi sepolti dalle macerie. Però il sindaco Bianco, per mezzo del suo vice sindaco sicuramente, ha fatto sì che venisse riparato il tutto. Quindi possiamo dire che il problema l'abbiamo risolto. Ed in ultimo, dallo scorso 2015, le bare come imbarcazioni galleggiano all'interno delle tombe invase d'acqua. Ancora da chiarire le cause di un problema già successo a novembre dell'anno scorso. Forse la falda acquifera sottostante, ingrossatasi con le copiose piogge di questi ultimi giorni, oppure una sorgente sotterranea che si è fatta strada in superficie. Le ipotesi sono tante, la conseguenza è una sola. L'aria intorno ai campi comuni del cimitero di Catania è rimasta piena d'acqua per giorni. Stamattina almeno una cinquantina di bare galleggiavano all'interno delle tombe, con i parenti inferociti e in preda alle lacrime per la situazione. Infiltrazioni continue, incessanti, che hanno reso necessario l'intervento delle autobotti del comune di Catania. Tutti intorno animi accesi e tensione alle stelle.
Tutti hanno le autorizzazioni per costruire un local a cielo aperto. Qualcuno possiede perfino l'ispezione geologica che evidenzia come a 10 metri di profondità ci sia una falda acquifera che però non metterebbe in pericolo la stabilità e l'impermeabilità della tomba. A quel tempo, nel lontano 2015, ci fu un primo intervento, ma adesso il problema si ripresenta, o comunque forse vi è sempre stato, e questa volta, per come ci riferiscono i molti familiari dei poveri estinti, con più impetuosità. E tantissimi familiari degli estinti sepolti nella zona di San Francesco lamentano che i lavori non furono fatti a regola d'arte. Invece siamo sempre qui costantemente, tutti insieme, raccolti per il solito problema dell'acqua che sta... si sta ristagnando praticamente al di sotto dei nostri cari, perché qua hanno speso milioni e milioni senza concludere nessun risultato positivo. La realtà è, Sindaco Bianco, abbiamo fatto tanto perché lei potesse essere il primo cittadino con il quale, con la sua umiltà di allora, pensavamo che potesse essere presente anche in queste circostanze. Ci ha dato questo terreno, allora loro di fare le cose giuste, perché qua noi abbiamo i nostri cari. No, ogni 15 giorni che li dobbiamo aprire, è un dolore atroce. Io ho qua mio figlio e lei si immagina quante volte lo devo aprire, pieno pieno di acqua, e non è giusto. Noi non chiediamo altro che venga risolto il problema, una soluzione definitiva, perché non possiamo stare noi col pensiero che ogni anno dobbiamo riaprire le tombe per verificare se le bare dei nostri cari sono completamente ricoperte di acqua. Non chiediamo altro, una soluzione definitiva. Quando diciamo è stato l'anno scorso, mezzo metro d'acqua abbiamo trovato. E tuttora c'è acqua. E parrebbe scontato che l'acqua all'interno delle tantissime tombe provenga dal basso. E se l'acqua proviene dal basso, vuol dire che sotto potrebbe esserci una falda acquifera? Abbiamo ascoltato la signora Zanchi, portavoce del comitato spontaneo della zona San Francesco del cimitero di Catania. Tutto è cominciato nel novembre del 2015, quando c'è stato un sentore di acqua all'interno delle tombe. E da lì è partito subito l'allarme. Allora, per cercare di fare le cose a regola, abbiamo richiesto l'autorizzazione al comune cimitero proprio di Catania, dove ci hanno fatto aprire le tombe, ed è lì che abbiamo visto i nostri cari che galleggiavano proprio i loro tabuti all'interno delle tombe a cielo aperto. E da lì immaginate quello che è successo, con molto spavento, molta rabbia e angoscia. E nel 2015, alla fine del 2015, ci hanno approvato la possibilità di poter iniziare i lavori, e così è stato fatto grazie all'intervento di ingegneri all'interno del comune. Ma in realtà, stanziando molti soldi, non si sa quanti, ma chi parla di 40.000, di 50.000 o quant'altro. Nel 2017, cioè ad oggi, ci troviamo nuovamente ad avere un altro sentore dove c'è ancora acqua all'interno delle tombe, e da lì la nostra disperazione riparte. E allora chiediamo: ma a che gioco stiamo giocando? Cioè, non solo a noi, noi non abbiamo più la forza di andare avanti. E per giunta dobbiamo andare anche avanti a combattere contro chi e contro qualcosa, contro che cosa. Chiediamo di ultimare i lavori in maniera tale da dare una sepoltura dignitosa ai nostri cari, anche perché molti amici mi dicono, sappiamo benissimo che Tony non c'è più, parlando di mio marito, e io non dico altro, sì, Tony è sempre vicino a me, su questo non lo nego, almeno per me che io credo, però io devo avere rispetto per quel corpo che per tanti anni ho amato, per tanti anni ho toccato, ed è giusto che io dia una degna sepoltura, così come tante altre persone lì al cimitero. Quindi la nostra richiesta è quella, non più di tenere i nostri cari sotto terra, perché abbiamo ormai la preoccupazione che l'acqua ritornerà nuovamente. Quindi creare un progetto dove i nostri cari, possibilmente un terrazzo, dove i nostri cari potessero essere messi al di sopra della terra, in maniera tale che ormai con la terra, dato che ormai ci hanno venduto questo terreno, che non sappiamo se era un terreno con concessione o meno, comunque sia ce l'hanno venduto, a questo punto creare un terrazzo, sopraelevare i nostri cari in maniera tale da
diventare a due posti, perché in questo momento la tomba è diventata forse nemmeno un posto. E se davvero in quel grande fazzoletto di terreno esistesse una falda acquifera? Gli scienziati, poiché dotti nella materia, interni o esterni all'amministrazione comunale che siano, e saremmo curiosi di conoscere il loro nome e cognome, per andare sotto casa loro a gridare lo sdegno di centinaia di catanesi ed oltre, come avrebbero autorizzato la realizzazione di tombe in esterna? E poi, non per ultimo, come sono state e da chi rilasciate le concessioni? L'assessore ai servizi cimiteriali, l'avvocato Rosario D'Agata, potrebbe rispondere a questi nostri quesiti? Tutto per causa dell'acqua. C'è questa zona che è asciutta e adesso sono tutti con l'acqua. Che schifo. Guarda che... tutta acqua. Stiamo facendo per cosa... al contrario di come arriva l'acqua. Vediamo da dove spunta. Se qua si vede, facciamo un fiume. Che schifo. Guarda, dai. Che schifo, guarda. Che macello, ma c'è proprio un fiume. Ah, ecco, c'è un lago, ecco, ecco che c'è un lago. Ah, è andato più piccolo là. Ma chi è l'assessore avvocato Rosario D'Agata? Ecco a voi una breve descrizione. Rosario D'Agata, 63 anni, avvocato penalista, impegnato in varie associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei più deboli. Aderente a diversi movimenti laici e cattolici della società civile. È stato consigliere comunale a Catania fin dal 1993. All'interno di assemblee cittadine ha svolto un qualificatissimo ruolo come capogruppo prima del PDS, DS e poi del PD, apportando sempre in sede di dibattito consiliare un rilevante contributo tramutatosi poi in provvedimenti amministrativi, in particolare sui temi riguardanti l'urbanistica e il bilancio. Assessorati! Ecosistema urbano, mobilità e trasparenza e legalità, valorizzazione Librino, molto valorizzato, ambiente ecologia verde pubblico, molto verde, qualità della vita e benessere. Per questi compiti viene da chiedersi a cosa serve un incarico del genere. Comunque, molto benessere. Ed infine, i servizi cimiteriali. Si sono verificati nei giorni scorsi degli piccoli allagamenti in alcuni loculi del cimitero. Il comune è subito intervenuto con l'espurgo per togliere l'acqua da questi loculi e anche per sistemare temporaneamente, in attesa della sistemazione degli stessi loculi, le bare in altri siti di proprietà comunale. Piccoli allagamenti, li chiamò l'assessore ai servizi cimiteriali Rosario D'Agata, solo piccoli allagamenti che comunque consentivano alle bare di galleggiare. E poi sempre lui asserisce che la colpa sarebbe verosimilmente degli allagamenti che si erano verificati in seguito alle grosse precipitazioni di quel tempo. E le cause di tutto questo sono da attribuire verosimilmente agli allagamenti che si sono verificati in seguito alle grosse precipitazioni dei giorni scorsi. Ma di quali precipitazioni parlava a quel tempo l'assessore ai servizi cimiteriali e avvocato Rosario D'Agata, se quando appena scavavano si creavano veri e propri laghi? Ah, la colpa forse sarebbe delle piogge. Assessore D'Agata, allora se la colpa è delle piogge, come lei sostiene, tutti gli interni delle tombe dell'intero cimitero sarebbero tutte allagate? E ciò accresce il nostro sgomento. Vi sarà una inchiesta tecnica per verificare per l'appunto le cause di tutto questo e, una volta accertate le cause, operare gli opportuni e idonei interventi per eliminare questo afflusso di acqua. Già. Operare gli opportuni ed idonei interventi per eliminare questo afflusso di acqua.
Ma forse non ci siete riusciti? Avete forse fallito? In molti si chiederanno. Dobbiamo verificare la causa, se non, tant'è vero, proprio è questo il motivo per cui abbiamo spostato le salme in altri siti, in altri locoli, perché se non si riesce a comprendere il motivo e quindi ad arginare questo flusso dell'acqua, certamente non c'è il rischio che ancora l'acqua continui a penetrare all'interno dei locoli. Noi abbiamo afferrato che alla luce di questi fatti non avete ancora capito il motivo del perché l'acqua entra nei loculi. E quando pensa di capirlo, lei e i suoi tecnici? Assessore Rosario D'Agata, non per fare polemica, ci faccia comprendere con cortesia, e lo faccia comprendere anche le tantissime famiglie con le bare che lì galleggiano, se no lei, nel suo ruolo, tra l'altro ben retribuito dai cittadini catanesi, che ci sta a fare? Già, che ci sta a fare? Rifletta, assessore D'Agata, rifletta, ma celermente. E nel frattempo che l'assessore Rosario D'Agata riflette, noi siamo andati invece a sentire il vice sindaco, l'avvocato Marco Consoli, che ci è subito mostrato disponibile a rimediare una volta per tutti questo inquietante fatto. Ecco Marco Consoli, l'indiscreto ancora qui a Palazzo al Comune di Catania per risolvere, cioè almeno cercare di risolvere assieme a voi una situazione. Parliamo della collina San Francesco all'interno del cimitero monumentale di Catania. L'acqua all'interno delle tombe, sicuramente state prendendo delle misure, e quali? Ma guardi, già nella giornata di giovedì 2 marzo le nostre manutenzioni interverranno per rimuovere la collina di detriti che negli anni e decenni si sono accumulati nel, appunto, creando questa sorta di collinetta. È un lavoro particolarmente delicato, si inizierà giovedì. Io ritengo che entro la prossima settimana il lavoro di rimozione di questi detriti, di questo materiale di risulta, potrà essere ultimato, con poi il conferimento in discarica. Concluso questo lavoro, si inizierà a sistemare anche la stradina che è a fianco delle tombe interessate dall'allagamento di cui voi avete parlato. Quindi si interverrà in questo modo. Nel frattempo si interpellerà pure l'ASP per quanto riguarda le competenze in materia di polizia mortuaria, per capire se le tombe possono essere si possa intervenire sulle tombe per evitare ulteriori infiltrazioni. Questa è una verifica che faremo nelle prossime ore. Se l'ASP ci darà un cenno di assenso, allora interverremo. Altrimenti dovremo e potremo intervenire solo nella parte esterna alle tombe. Ma quello che interessa maggiormente ai cittadini e soprattutto ai familiari dei defunti sepolti in quelle tombe è la data di inizio dei lavori. Confermo che da giovedì 2 marzo l'ufficio manutenzioni del comune, d'intesa con i servizi cimiteriali e con la direzione ecologia e ambiente, interverrà e interverranno tutti insieme per poter nel più breve tempo possibile rimuovere questo serio problema. Ai tanti cittadini catanesi e non che hanno i propri cari sepolti proprio all'interno di quella zona, stare un pochettino più sereni, perché cioè, l'amministrazione non li lascia soli, quindi questa è una conferma. Assolutamente sì, non li lasceremo soli. Ribadisco, l'avevo detto anche a microfoni spenti, nel passato degli interventi sono stati fatti. Non sono stati utili perché bisognerebbe forse risalire a monte per capire
che tipo di lavori nei decenni passati sono stati fatti in quelle zone. Avvocato, dicevano che probabilmente c'è una falda acquifera sotto, quindi noi ci chiediamo questi certificati che sono stati fatti, voi non c'entrate nulla per carità, dai geologi, come hanno fatto diciamo, nelle misurazioni, nella loro scienza, nella conoscenza della loro materia, a non accorgersi che magari sotto c'è, perché noi riteniamo che forse c'è e non è solo pioggia. Dico, l'amministrazione non c'entra nulla, però dico, quando vi arrivano certi documenti, ha detto vabbè, questo è a posto, allora ne prendete atto. Non c'entra nulla per il semplice motivo che tutto quello che è stato edificato in quella zona risale a parecchi anni fa, quindi ad anni in cui non vi era questa amministrazione. Sono stati fatti degli studi geologici, abbiamo chiesto proprio in funzione di questo intervento di manutenzione che faremo, che inizieremo a fare da giorno 2 marzo, chiederemo al geologo del comune di verificare le ragioni di queste infiltrazioni d'acqua. Questo ci permetterà poi anche di ipotizzare un intervento più definitivo. Quindi io andrei a ragionare su due tipologie di interventi. Un primo intervento immediato, rimozione materiale di risulta che si è accumulato negli anni, intervento successivo sulla stradina, e poi una volta interpellato l'ASP per le competenze di polizia mortuaria e verificato dal geologo quello che è lo stato dei luoghi in cui insistono queste tombe, ipotizzare e programmare magari un intervento un po' più radicale, un po' più drastico e anche definitivo. Bene, ci facciamo portavoce dei tantissimi cittadini che ci hanno contattato da 2 giorni a questa parte, ci hanno mandato anche molte foto degli anni che furono, quindi possiamo dire di stare fiduciosi perché l'amministrazione si muova. E siccome noi dell'indiscreto ne abbiamo avuto una prova, è quella lì del servizio dell'ossuario, l'abbiamo solamente comunicato ed è stato fatto subito. Grazie, buon lavoro ancora. Grazie all'indiscreto. Il vice sindaco, in nome per conto dell'amministrazione comunale Bianco, ha detto che si impegnerà lui, e lui stesso ci ha dato ampia prova che quel che ha dichiarato lo farà. E ce l'ha dimostrato con l'ossario demolito, che subito dopo il nostro intervento è stato ripristinato. Quindi a lui, espressione del sindaco Bianco, ci crediamo un po' meno agli altri. Tuttavia, allo stato dei fatti, questi sono i risultati. Il turbamento di tantissimi familiari di quei cari estinti che non trovano pace. Adesso vi invito per un attimo ad immedesimarci su quei familiari. Non solo l'incommensurabile dolore per la dipartita del proprio caro, dove di suo dovrebbe poi, purtroppo, a poco, arrivare la rassegnazione. E qui permettetemi di ricordare a tutti, che noi non ci apparteniamo. E tu, superbo uomo, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. E non lo dice Massimo Scuderi, ma il Signore che lo disse ad Adamo dopo la colpa delle origini. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché ad essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. E lo ripeté con le parole delle cenere illuminate anche Papa Benedetto. Dall'uomo più ricco all'uomo più povero, la passeggiata in una fiammante auto station wagon, inevitabilmente la faremo tutti. Però, proseguendo in questi termini, la rassegnazione non arriverà mai, perché il pensiero di quei familiari, che tra l'altro hanno speso una fortuna per seppellire il proprio caro, va proprio a lui o a lei che si trova all'interno di quella tomba invasa di acqua. Ed è un pensiero lungo ed incessante. E a noi dell'indiscreto, quei familiari sconfortati, questo ci hanno mostrato. I cittadini costretti al singolare ed inquietante fai da te per proteggere ciò che rimane dei miseri resti del proprio caro. Costretti, dicevamo, ad attrezzarsi di autopompa per aspirare la copiosa ed inesauribile acqua che ormai spesso sommerge le bare all'interno delle tombe in zona San Francesco. Familiari infelici, costretti al fai da te pur di proteggere i propri cari estinti. E noi di indiscreto vigileremo fin quando sarà raccolta sino all'ultima goccia d'acqua e fino a quando si risolva definitivamente questo problema.
E una volta per tutte, noi di Discreto ci poniamo nel raccontare fatti e misfatti di Sicilia, ma anche di portarli a un fine risolutivo. Almeno ci proviamo, e questo fa la differenza, perché riuscendoci non sarà la nostra vittoria, ma quella della legalità. Per i vostri commenti e le vostre segnalazioni all'indirizzo mail indiscretosicilia@gmail.com. Ricordando che l'Indiscreto ha la tutela legale dell'AFLA, Associazione Forense Libera Avvocati, diretta dal professore avvocato Mario Saglio Grasso. E come sempre, se qualcuno ha qualcosa da dire, noi siamo sempre qua. Alla prossima!